Benvenuti sul canale PG Passione Games, ragazzuoli, nuovo episodio targato Hogwarts Legacy. Qui siamo appunto nel salvataggio. Ho notato un calo, sapete, a me interessa e non interessa ovviamente che ci siano tantissime visualizzazioni quando a me il gioco piace, poi di conseguenza ovviamente il seguito della community è scontato, però ho visto che nell'episodio di lunedì c'è stato un calo rispetto agli altri episodi. Se ovviamente ho fatto qualcosa che non doveva essere fatto, oppure ho affrontato magari l'argomento Hogwarts in maniera un po' così, diciamo, strana, che non vi è piaciuto, magari fatemelo sapere nei commenti, così perlomeno il faccione recupererà, spero, terreno perduto. Comunque io ringrazio comunque a prescindere tutti quelli che stanno seguendo, tutta la community che sta seguendo anche questa nostra avventura, un'avventura che viene associata ora anche a un altro grosso gioco, quindi non so quanto tempo riuscirò a poterli dedicare, quindi un binomio venerdì oggi alle 10 questo episodio, nel pomeriggio alle 16 avventura nel mondo vichingo di Assassin's Creed targata appunto Valhalla. Vediamo quanto durerà quello, vi ho già detto che non sarà una serie, vi ho accennato qualcosa nei weekly, vi accenno già ora, però oggi pomeriggio alle 4 ci sarà il primissimo episodio, poi vediamo da cosa nasce cosa. Allora io direi di andare avanti, noi dobbiamo fare la nostra, siamo a livello 11, si sta andando avanti, allora indaghiamo sulla presenza di Dobrin. Eravati qui, siamo arrivati all'incontro con il nostro professore. Facciamo la prima avventura con il nostro professore. Abbiamo nell'episodio precedente fatto parecchie cose con il nostro prof Fig. Forza veloce. Ora c'è un personaggio, continua. Bisogna che mi nasconda e quindi bisogna che io cambi e mi metta il dov'è? Questo qui è No, perché miseria, dov'è? No, perché non ce l'ho più, eccolo qui. Questo qui, trasfigurazione, no. Qual è, ragazzi, aiuto? Trasfigurazione non mi interessa, questo qui. Ok, queste tutte le necessità, porca miseria. Questo? Ecco, eccolo qui. Questo, e quindi io direi di fare... Di mettere a posto di me. Vai. Ok. Resta nascosto e lancia Petrificus Totalus. Fatto di fuochi di mia madre, quello a che era in fatica. Che posso passare? Forse. Incendio! Mettiamoci a pesce nella mischia! Proteggo! Sono un cocolo goblin! Sono un giocattolo! Hey, infanti! Oh, l'altra parte non si poteva fare altrimenti. Poi. Allora, diciamo che questo gioco qui, rispetto a... Molto da dispiacevole.
Incendio! Buono, si è fatto. No, dicevo, rispetto ad altri giochi... Dove si tanta? Revelio! Un po' visti. Rispetto ad altri giochi, questo perlomeno c'è una mappa che ci permette. Questo? Ordini. Per l'uso della torre della. Provengono direttamente da Ranrock. Secondo questi ordini, cercano qualcosa che abbia a che fare con dei nomi. Ma che nomi e perché qui? Allora, c'è scritto: per l'uso della torre dell'area circostante, cerca qualsiasi cosa abbia a che fare con i nomi. Ciò che troverai qui potrebbe essere la chiave per restituire a tutti i globi il posto che spetta di diritto remoto. Urtacci sua. Revelio. C'è niente, Pia? No. Ma questo che sono? Militare? Verserò il tuo sangue. Vedendoti, capisco il perché. Prego. Incendio! È ancora di sopravvivere, vero? Vai, uccidilo! Ma qui la situazione mi sembra diversa. Meglio entrare. Qui si ruba, eh? Qui, ragazzi, continua a dire che graficamente è fantastico. Sembra che abbiamo trovato l'ingresso. Dici? Non si apre. Si apre, si apre. Un incantesimo di apertura. Molto utile. Ora non c'è tempo, ma se non lo impari prima, ci lavoreremo una volta tornati al castello. Ispezioniamo la torre. Revelio! A qualcuno piaceva leggere. Non conosco molti di questi titoli. Da solo? Dante al Dante. Non ha discorsi. Cos'è questo? La luce? No, no. Revelio! Queste scope saranno incantate da secoli. Non ho mai visto un incantesimo tanto duraturo. Ti do il benvenuto alla torre di San Bakar. Ma chi è? Ah, parliamoci. Salve, professore. Ha per caso detto torre di San Bakar? Sì, il professor Bakar è un custode. Non l'hai ancora incontrato. Sono felice di confermare che avevo ragione nel presumere che ci saremmo incontrati nuovamente e così presto. In base al trambusto che ho udito, tuttavia, sospetto che per te non sia stato facile arrivare qui. Per nulla, professore. Abbiamo incontrato dei goblin fuori dalla torre. Il fatto che quei goblin sapessero della mia camera blindata mi turba molto.
Però se hanno anche scoperto questa torre, la minaccia potrebbe essere più grande di quanto credessi. Motivo in più per andare avanti. Di sotto, vicino all'ingresso, è stata sbloccata una riserva di magia antica simile a quelle che hai già visto. Usala per attraversare una porta. Temo di non poter dire altro. Okay. Il professor Fig non può venire con te, quindi ti aspetteremo insieme nella sala delle mappe. Ricorda ciò che vedi. Vabbè. Lo solo, via. Dobbiamo capire come facevano i seguaci di Ranrock a sapere di una torre un tempo appartenuta a un custode. Per il momento però hai cose più importanti a cui pensare. Un deposito di magia antica, se non vado errato. Sì, signore. Allora lascerò la questione nelle tue mani sempre più capaci. Detto questo, fa attenzione. Grazie. Certo, signore. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Prova l'ingresso della prima prova. Una riserva di magia antica. Di sotto, vicino all'ingresso. Serratura di livello 3. Già scende. Tazzina. Vai. Ho bevuto il caffeino, ma era buono. Ma insomma, la scende giù. Hai più di talento di Zara. Revelio. Ma che posto è questo? Ok, facciamo la prima prova. Io sono l'episodio forse un pignino più lungo, non lo so, vediamo un attimino dove ci porta queste prove. Con chi si deve combattere? Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Eh sì. Revelio. Allora. Accio. No, allora è qualcos'altro. Quello che attira a sé. Ok, proviamo questa. Riparo. Quindi niente ripara. No. Danni. No, c'è danni e poi c'è un altro invece che tira a te la roba. Eh sì, questo non te lo prende quello, quindi potrebbe essere questo. Riparo. Revelio. Immagino di dover cercare delle tracce di magia antica. Ma dove? Allora, io devo saltare qui, vado di sotto. Allora, no, volevo... Mm.
Allora, io c'ho il fuoco, questo? No. Questo? No. Ah, questo? No. Riparo! No, cavolissimo! Revelio! Come si fa? Aio! Attenzione, come si fa a cambiare? Porca mignon. No. Non lo so, oddio, come si fa a cambiare ora? Ho cambiato io sbagliando per andare ai due... Cavolo. No. Riparo. Non lo so, ragazzi, come cazzo si fa. Di dover no! Tracce di magia. Porca mignon. Ma dove? La miseria, come si fa? Ora però, no, la cosa che non so è questa. Come cavolo faccio? Non ce l'ha, eh. Non so come. Ah, ecco. Ora vabbè. Non so come si fa qui. Vediamo. Revelio! E scendi di là? Eh sì, si può fare altrimenti. Notevole. Non si poteva fare altrimenti. Ora è successo pista. Qualcosa. Meglio dare un'occhiata in giro. Molto, è molto intuitivo questo gioco. È per questo che mi piace moltissimo. Che dedicarmi un'ora, un po' di volte alla settimana. Non è stressante, quindi io lo consiglio. Muoviti. Revelio! Altre tracce di magia antica. Deve esserci qualcosa di diverso. Un supporto. Qui c'è un altro personaggio da dove combattere.
Non sono mai un buon segno. Almeno stavolta so che cosa aspettarmi. Allora, in questo... allora, questo è... Ripara. Questo ce l'abbiamo di già. Questo... Ok. Se no ce l'abbiamo di già. Proteggo! Incendio! Faccio! Via. Revelio. L'ho distrutto. Queste hanno un'aria familiare. Oh. Adesso dove si deve andare? Di qua. Sempre faccio di questo. Ci scoprite quando sono pieni, sì, ho capito. Ok, sono troppo pieni, quindi che faccio la posata? Vendi a quello d'accesso ai negozianti, capito? Come faccio? Che cosa sarà successo dopo quell'esplosione di magia? Forse sarà meglio esaminare le cose da entrambe le parti dell'arcata. Quando entro ed esco dall'arcata. E Uglia? Eh?
Revelio! E lo scende giù. Vedo un'uscita da parte, ma quando attraverso l'arcata è bloccata da una parete. Revelio! Questa missione non è facilissima, Vedo un'uscita da una parte, ma quando attraverso l'arcata è bloccata da una parete. Io mi sa che devo risalire su. Revelio! Non lo so. Attraverso l'arcata è bloccata da una parete. Quindi? Allora, questa è l'arcata. Poi dove vado a rifare? Qui. Però, allora, vediamo un po' nell'inventario. Inventario. Dov'è qui inventario? Troppa roba. Piede l'uno e tutti. Ok, ma e quante roba c'ho? Qui c'ho troppa roba. Allora, io potrei... Non si possono vendere! Quindi? Ho fatto troppa accetta. Porca miseria, Eva, vedi? Gli scomporti con gli altri piani completa le mie sfide delle prove venire di proprietà a capezzo oppure vendi con gli altri... E quindi non ci posso andare. Io penso che non ci possa andare. Ennesimo errore di un ragazzo. Rivelli! Ragazzi, ma se più sì, bisogna tornare indietro. Vedo un'uscita da una parte, ma quando attraverso l'arcata è bloccata da una parete. Ragazzi, questo episodio è più corto del dovuto, perché io non posso andare avanti perché credo che debba vedere qualcosa qui dentro. E qui dentro mi permette di vedere meno, penso. Più corto, ragazzi, questo venerdì vi prendete l'episodio un po' più corto di 29 minuti. Revelio, non posso ovviamente se non toccare ripartire da un'altra un'ora prima, nel senso, altrimenti non lo so, perché io non posso, come faccio a vendere l'inventario? All'inventario io qui c'ho queste cose lì che sono cornacchia, visualizza, vabbè, questo va bene. Queste sono invece le... e questi. C'ho troppa roba lì. Ora non so se
devo andare lì oppure, cioè, se mi serve qualcos'altro. Ma mi sembra che sia vuoto. Ma aspetta un attimo, vedi cosa dice, poi. Il tuo scomparto è precognito del tuo piede. Completa le sfide con per diventare piena oppure, vedi, vedi, equipaggiamento. Ah, equipaggiamento. Equipaggiamento. Vedo un'uscita da. Perdonate. Equipaggiamento super pieno. Però. Quindi. Difesa, nessuna selezione. La sciarpina al collo. Mettiamola. Vai. Poi. Questo qui, leviamoglielo ora. Vai. Non ce la fa. Niente, non lo fa. Perché forse mi devo levare questo osso qui, devo levare l'impermeabile. Non lo so. Questo qui io lo voglio levare, non si può fare. Non so. 20 di 20. No, ma con i guanti così. Eccoci. Però, ragazzi, bisogna vendere qualcosa. Però non so come si fa a venderlo. Credo che sia una cosa di questo tipo qui, perché altrimenti non quando vedremo... attraverso l'arcata è bloccata da una parete. Revelio! Non credo che sia lì dentro, eh. Non lo so, ragazzi, io mi va studiato, sinceramente, ma ci vado aiuto da casa, mi dice quello. Io direi di chiudere qui questo episodio un po' più corto, alla metà rispetto al resto. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like, consigliatemi magari cosa posso fare. Noi ci vedremo lunedì, se riesco a risolvere il problema, se riesco a risolvere l'intrippo, ci vediamo lunedì, sempre alle ore 10. Del pomeriggio, come vi ho detto, cominciamo a giocare con Assassin's Creed Valhalla, che trovate per chi come me appunto è possessore di una console Microsoft. Lo trovate. Vedo nel uscita da una parte, ma quando attraverso l'arcata attraverso è arcata da una parete. Quale arcata? Ragazzi, quale arcata? L'arcata è questa qui, ce ne ha. Sono queste arcate, ma poi è. Non c'è niente. Revelio. Quello, ma se io non riesco a vendere, la mia paura è che debba tornare indietro e sarebbe veramente un problema. Vorrebbe dire che qualche episodio lo saltiamo la settimana prossima, perché dovrò rifare, diciamo, almeno due missioni precedenti. Io spero di no, perché come sapete è già successo con Quantum Break, mi piaceva, però abbiamo sbagliato qualcosa precedentemente. È successo anche per quanto riguarda Starfield, dove ci caricavamo in maniera abnorme di materiale. Qui ho fatto uguale, io spero di no, ma comunque questo gioco lo riprenderemo. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento sempre da una parte, con Hogwarts Legacy, spero lunedì, se non sarà lunedì ve lo dirò attraverso lo shot. E niente, ragazzi, domani, mi raccomando, nuovo weekly, parleremo un attimino, come sempre, di tutti i giochi che impazzano e impazzeranno nel 2024. Un saluto, ciao!